Ciao Giulia. Stasera ci troviamo in discoteca? Ma sì, dai. Avvisa Cristian, Va bene. Va bene, ciao. eh. Vado. Dai, su, passa la birra, gliela faccio provare. Dai, su, provala, tanto non può fare male un po' di birra. Non so, non ci hai mai provato. Non devi aver paura di una birra! Guarda, non succede niente. Invece, bere una birra ti fa qualcosa. Ti rende irascibile, ti fa perdere autocontrollo, diminuisce la percezione del rischio e rallenta i riflessi. A questo loro non avevano pensato. Oh, vieni un po' per fermarti. Sì, però, no, sembra buttarci fuori, stanno. Anche quando non facciamo niente. E mo ci tocca tornare a casa. Se vai dopo, prendiamo il nostro motorino, va bene? Sì, okay. Però si dovrebbe chiedere via. Ma sì, se non ti ne frega. Let's see what happens. Shit! Sì, pronto, chi parla? Salve, la chiamiamo dall'ospedale di San Marzano. Lei è il signor Francesco Gronda? Sì, perché dell'ospedale? Sua figlia ha avuto un incidente. Ma è grave? No, non dovrebbe essere niente di grave. E cosa è successo? Aveva bevuto e pare si sia scontrata con una macchina. Venga subito in ospedale. Arrivo, grazie. Arrivederci. Buonasera, come sta mia figlia? Crediamo che si sia fratturata l'osso di una gamba. E quando posso vederla? Al momento stiamo facendo gli accertamenti, se vuole può parlare con i suoi amici. Sì, volevo capire come è andato. Buonasera, ci dispiace molto. Cosa è successo? Eravamo in discoteca e abbiamo bevuto qualche birra. Ma anche mia figlia? Sì, anche lei. Poi a quel punto abbiamo preso le moto per ritornare a casa e abbiamo fatto un incidente. Ci dispiace. Ma cosa vi salta in mente? Perché bere alla vostra età? Ci si può divertire anche senza bere. E poi perché mettersi alla guida di un motorino? Io lo so, mi dispiace molto. Il ragazzo che era nel motorino con sua figlia si è fatto dei graffi e sua figlia è stata anche fortunata. Siamo stati molto fortunati. Tutti i giorni vengono dei ragazzi che sono stati male o che hanno avuto incidenti a causa dell'alcol. Nell'ultimo anno il tasso di incidenti è aumentato del 12%. Ha ragione, ascoltatela. Ci dispiace. Adesso abbiamo capito. Bere, mettere a repentaglio la tua vita e quella degli altri.